È Mattia Del Favero che è stato ospite della puntata di Zona Calcio Piacenza, il programma condotto da Corrado Todeschi e Alessandra Carlà, con i giornalisti Paolo Gentilotti e Michele Arancati. Il giovane estremo difensore ha parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Piacenza e del suo momento attuale, condito anche dalla convocazione in nazionale. Tre anni fa, se non sbaglio, quando era ancora all'arrivo sotto età in primavera, arrivò questa voce inaspettata da Piacenza di un... Non sapevi neanche dove fosse Piacenza, della verità. No, più che altro ti non mi aspettavo... Ricordavi il casello autostradale? No, sapevo benissimo, però non mi aspettavo così giovane. Pensavo di rimanere lì dove ero, che nessuno provasse a far niente. E quindi 3 anni fa ci fu questo primo mezzo interesse. E poi quando 3 anni dopo mi sono ritrovato a venirci veramente, è stato molto bello. E l'esperienza in nazionale? Perché è vero, me la stavo dimenticando. C'è sempre un po' rovescio della medaglia, quindi non abbiamo il portiere presunto titolare a Trieste, ma perché insomma va a vivere un'esperienza che per te, ma credo anche che per la società, sia di grande lustro. Sì, è una bellissima emozione, esperienza ogni volta che succede, e sicuramente è un grande stimolo, perché a parte il fatto che ero con giocatori che fortunatamente conosco da tanto, ma che sono arrivati a livelli clamorosi, e quindi stare con gente così sicuramente ti aiuta anche a crescere. È vero che Trieste sinceramente è l'unica trasferta che non avrei mai voluto saltare, però purtroppo è capitata proprio in quella occasione, purtroppo e per fortuna dall'altra parte della medaglia. Zona Calcio Piacenza tornerà lunedì prossimo dalle 20:15. We'll be right back.